Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Entrato in agonia, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Gesù non ha ancora subito nessun tormento fisico, la sua pena è tutta interiore ed è qui che suda sangue, quando è il suo cuore e non ancora la sua carne ad essere schiacciato. Il peccato del mondo che pesa come un macigno, odio, egoismo, omicidio, era come un'immensa piramide, rovesciata, la cui punta poggiava sul cuore di Cristo, da qui il suo sudare sangue. Ora noi siamo molto sensibili ai dolori corporali e ci commuoviamo facilmente quando vediamo qualcuno che ha un problema fisico, ma siamo molto meno attenti alle sofferenze morali, che a volte deridiamo perfino con superficialità. Pensiamo a chi vede infranto il legame più forte e si ritrova solo, a chi è tradito negli affetti, angosciato di fronte a qualcosa. Quanti Getsemani nascosti nel mondo, forse sotto lo stesso nostro tetto, nella porta accanto. Diceva Papa Francesco, quasi senza accorgercene diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al dramma degli altri. La cultura del benessere ci anestetizza. Che Gesù non debba dire ho atteso compassione, ma invano, ma possa al contrario farci udire nel cuore la parola che ricompensa tutto. L'avete fatto a me. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù flagellato alla colonna. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù intanto comparve davanti al governatore. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo?» Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Sta scritto: un colpo di frusta provoca lividure, ma un colpo di lingua rompe le ossa. Quindi comprendiamo che quando noi tiriamo frustate con la nostra lingua, giudicando e sparlando gli altri alle loro spalle, flagelliamo Gesù nei fratelli. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello parla contro la legge. Ci ammonisce San Giacomo. E noi invece che cosa facciamo? Sparliamo tranquillamente, a destra e a sinistra. Passiamo il tempo parlando male e trovando difetti ad ognuno. Dunque, coscienti di ciò, preghiamo e vigiliamo sul nostro comportamento, perché non accada anche a noi di consegnare tanti nostri fratelli al flagello della nostra e dell'altrui lingua, sparlando e calunniando, senza riprendere chi lo fa. Anche col pretesto che si sta dicendo la verità su di una persona, specialmente quando questa persona non è presente e non può nemmeno replicare, anche perché, come dice San Paolo, i maldicenti non erediteranno il regno dei cieli. Nel terzo mistero doloroso meditiamo l'incoronazione di spine a Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!»
e gli davano schiaffi. Il re dell'universo viene sbeffeggiato, insultato, sputato e incoronato re di burla. E lui che fa? Accetta in silenzio, perché questa è la volontà del Padre, e anche per insegnare a noi, superbi, l'umiltà. L'umiltà di non rispondere alla violenza con la violenza. Diceva la scrittura, insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Chiediamo al Signore la grazia di saper accettare lungo il nostro cammino quelle parole pungenti come spine, di saper rispondere all'insulto non con l'insulto, ma con parole condite di sapienza e di grazia, di non perdere subito la pazienza alla prima parola pungente ricevuta, vomitando un fiume di parole offensive e non pesate, dando pure la colpa a chi ci sta davanti. Il santo curato d'Ars diceva: «I cristiani di immagine non sono disposti a sopportare niente, tutto li colpisce». Rispondono a parole pungenti con parole pungenti, a differenza di chi si trova in preghiera e in contemplazione, che facilmente sopporta il fratello che lo insulta e rimane imperturbato. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù carico della croce. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essersi fatto beffe di lui, i soldati lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Simone di Cirene torna dal lavoro, quando si imbatte in quel triste corteo di condannati. Gesù, per le grandi sofferenze, non è in grado di giungere da solo fino alla fine. La croce pesa troppo e così i soldati costringono Simone ad aiutarlo. Simone fa quello che deve fare, probabilmente con molta riluttanza, ma accompagnando Gesù e condividendo con lui il peso della croce, ha capito che era una grazia poter camminare con lui. Il mistero di Gesù sofferente gli ha toccato il cuore. Il Signore chiama anche noi ad aiutare gli altri, anche se questa chiamata ci sembrasse in contraddizione con i nostri progetti e le nostre simpatie. Questa è una grande grazia, perché essere solidali con gli altri è ciò che ci purifica dal nostro egoismo, dilata il nostro cuore e ci mette in condizione di accogliere Gesù nella nostra vita. Gli altri hanno bisogno di noi, anche solo di un sorriso. Papa Francesco diceva: imparate a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. E anche imparate a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso, quando subite aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza stancarvi di scegliere la fraternità. Donaci la grazia, Signore, di essere cirenei d'amore. Nel quinto mistero doloroso meditiamo la morte in croce di Gesù. Dal Vangelo secondo Marco. Alle tre Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene lì a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Gesù si identifica con noi, che soffriamo a causa della lontananza di Dio. Assume in sé il grido di tutti noi, tutto il nostro bisogno d'aiuto, e al contempo lo trasforma. È il grido dell'estremo tormento, ma al contempo l'atto di affidamento e abbandono nelle mani di Dio Padre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Signore, donaci di comprendere sempre, anche quando non riusciamo più a scorgere la tua presenza, perché ripiegati su noi stessi, anche nei momenti più difficili della nostra vita, che tu sei accanto a noi. Dice Papa Francesco, molte volte sembra che Dio non esista, vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenza, crudeltà che non finiscono, non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Questa è la forza della resurrezione. Allora, come dice il Salmo, ricordiamo: il Signore non abbandona i suoi fedeli.